Noi che siamo abituati a stare a mare, ci sarei tutta la giornata fino a stasera. Abbiamo bisogno di andare a mare, quando siamo a terra non stiamo andando bene. Per me il mare è casa, è vita, perché io sto più tempo a bordo che a casa. E mi fa ricordare tante cose, da quando ero ragazzino. Stare sempre trattato male, ma lui ci deve guardare a noi, il mare. In Italia, se volete sentire il Vesuvio parlare del mare, non cercate oltre. Siete a Portici, la sua città ispiratrice, anima e cuore pulsante del Golfo di Napoli, città d'arte e cultura. Rapporto tra la sua gente e il mare, qualcosa di straordinario. Suscita in chiunque lo viva un'emozione unica. Ricorda un pochettino quella della salsedine a prima mattina. Oggi, tra le barche che partono ogni mattina dal porto del Granatello, i suoi pescatori si preparano a una nuova incredibile giornata. Non stiamo parlando solo di pesca locale, questa è la loro vita, questo è il loro mare, questo è il mare porticese. Venivamo da Marina di Camerota, nelle bocche di Capri e Punta Campanella, abbiamo preso l'ira di Dio, il mare. Siamo venuti a terra con la barca rasata, o mare rasata a barca, e ci portavano per morto, pensi solo questo. Si è distrutto tutto e siamo vivi per Milano. A volte mia moglie, sai, quando superi la critica oppure i malatempi, ma perché non vai a lavorare con un pescareccio? Voglio fare quello che voglio, ma a me mi piace lavorare, però c'è fare quello che voglio. Allora lei fino a un certo punto poi dice, fa quello che vuoi tu. Io faccio questo mestiere da quando avevo 7 anni, ne ho 63. Ho pensato di fare il pescatore, ma non ho pensato di fare la scuola. Questo sono io. Ci troviamo in una delle città più alto impatto storico d'Italia. Dalla sontuosa Reggia Borbonica, che oggi accoglie la facoltà di agraria, alla prima linea ferroviaria nazionale, fino ad arrivare alle straordinarie ville del Miglio d'Oro. Ma è tra le sue acque cristalline che si nasconde qualcosa di ancora più incredibile. Racconto dei suoi pescatori, le loro storie, i loro volti, le loro vite ci raccontano un legame indissolubile tra questa città e il suo mare. Mio padre mi buttava a mare un whisky, mi metteva sotto la prua della barca. Ma tu mi coppi in tavola, gioiva a mare a 8 anni. Per me questa barca è il mio lavoro. Ci sono affezionato a questa barca. Questo me l'ha lasciato mio padre. E a questa casa chiamo Carolina. L'ho sempre fatto perché è un mestiere che ti dà molta libertà, è molto contatto con la natura e non c'è cosa più bella della natura. Oggi si dice in giro che la pesca locale e sostenibile sia a forte rischio. Ma nonostante ciò loro resistono e continuano a portare avanti questo straordinario percorso. E poi è pesante proprio come lavoro, è pesante. È usurante, è molto lavorato, l'acqua la mattina, l'umidità, il sole forte. Allora i miei figli se ne sono andati tutti quanti fuori a lavorare. Ho preferito che mio figlio prenda un'altra strada e non viene a mare. Ma se ne andate più, ma invece andate a mare. E non male, io con un consiglio a mio figlio, e tu a papà, non più un mestiere mio, per fare la fame. Tutto questo sentimento che cavalca le sue onde sta portando tra l'altro anche a un cambiamento, anche se piccolo, ma fondamentale. Eccolo qua. Il polipropilene. Ecco, qualcuno nel mondo sta provando davvero a cambiare il destino di questo mare e ci sta riuscendo alla grande. Siamo gli ultimi guardiani del mare. Se no facciamo noi. Perché la bottiglia, che la butto a fare a mare? Se la puoi piegare e poi la butti a terra e la butti. Solo i pescatori, la pesca strascica può pulire il mare. Autoresse su ghiaccio. Infatti qui c'è uno degli ecosistemi marini più complessi al mondo, con una flora e una fauna da fare invidia a tutti. Dal porto del Granatello quindi può nascere davvero un futuro sostenibile, anche sulle nostre tavole, da cui riscoprire il benessere. Io lo ringrazio proprio in ginocchio, ma penso che tutti i pescatori ringraziano il mare. Diciamo una bella vita, il mare è sacrificato, perché a me mi è piaciuto, mi è sempre piaciuto. Deve essere...
come innamorato di questo mestiere, altrimenti non lo fare. Da questa giornata abbiamo capito una cosa davvero importante. Il mare è lo specchio della nostra anima e ci restituisce sempre quello che gli diamo. Il mare è davvero la cosa più preziosa che abbiamo.